Salve a tutti ragazzi, sono Zeta Willix, oggi sono qui con Fanaptun 371 per la seconda volta nel mitico canale di Willy. E oggi siamo qui a commentare, diciamo a dire la nostra, su una remasterizzazione creata da un game designer chiamato Wetz, che però non lavora per la Rockstar, anche se immagino vorrebbe, dato che ha creato questo progetto. Per chi non sapesse cosa fosse Bully oppure Canis Canem Edit, è un vecchio gioco della Rockstar basato sulla scuola, creato appunto tanti anni fa per la PlayStation 2 e per PC. Comunque sia, tutti i dettagli ve li spiegherò dopo il video. Adesso vi lascio il video a questa remasterizzazione non ufficiale, più che altro è un fan made, che però io ritengo davvero assurda. Per questo oggi appunto ve la propongo sul canale. Vi lascio con il video della remasterizzazione, o direi dello sviluppo, di Canis Canem Edit. Ok, come avete visto, questa è una cosa davvero assurda, una completa remasterizzazione, tra l'altro nemmeno ufficiale, come detto prima, del gioco famoso chiamato Bully, e in Europa sarebbe, diciamo, Canis Canem Edit. Praticamente sarebbe appunto un gioco creato nel 2006, sempre dalla Rockstar, e praticamente questo è un gioco dove racconta la storia di un giovane quindicenne che viene rinchiusa dalla madre nella Bullwolf Academy, ovvero questa accademia. Noi controlliamo, diciamo, questo personaggio che sarebbe il protagonista della storia, e da qui praticamente incontrerà una varietà di persone, dovremo, diciamo, svolgere delle missioni e cose del genere per sopravvivere, diciamo, in questa accademia. Diciamo una specie di GTA, però per gli adolescenti, anche se penso che molti di voi conoscano questo gioco, è davvero parecchio famoso, ecco. E insomma, Fanapton, cosa vorresti dire a riguardo questo progetto? Ma a me sembra molto azzeccato, anche per l'utilizzo dell'Unreal Engine 4, che come sappiamo è la terza versione di questo motore, ed è molto nuova. Hanno finito di svilupparla poco tempo fa,
ed è stata sfruttata fino alla noia nella precedente versione. Ancora oggi, infatti, molti giochi la utilizzano. Per esempio Outlast, che ha utilizzato egregiamente questo motore grafico, riuscendo a creare un'atmosfera molto coinvolgente. C'è da dire comunque che è un motore molto leggero ed efficace, infatti penso sia proprio per questo che tutti lo usano. E in ogni caso la Unreal Engine 4 è ancora in fase preliminare, anche se dà già dei grandi risultati comunque. Anche perché ci sono moltissimi giochi ancora che non sono usciti che stanno utilizzando questo motore. C'è solamente un indie, mi sembra, che abbia per ora utilizzato questo motore, anche è uscito ovviamente questo indie, mentre gli altri, che siano giochi o indie, devono ancora essere in sviluppo, quindi sembra una cosa davvero molto interessante, ecco. Eh sì, a parte Unreal Tournament 4, che vabbè, è la madre, diciamo, o il padre. Pensi sia possibile che la Rockstar guardi questo progetto oppure lasci stare? Non... Cosa dici? Ma penso sia un progetto molto ambizioso, in quanto la Rockstar ha sempre cercato di lavorare da sola con la propria testa, anche per tutti i giochi che ha fatto praticamente, non credo abbia mai chiesto un aiuto esterno di questo tipo, diciamo. Quindi mi risulta strano che voglia sviluppare nuovamente il gioco basandosi solamente su un ambiente sviluppato da... comunque una persona indipendente, per quanto ben fatto esso sia. Io spero solamente che la Rockstar possa guardare anche vari video degli youtubers inglesi, come anche magari il nostro video, non si sa. E spero che comunque sia possa guardare questo progetto, perché mi sembra davvero un lavoro fatto davvero molto molto bene, soprattutto da una persona che è, diciamo, appena laureata, una neolaureata, quindi ha fatto davvero un ottimo ottimo lavoro. E insomma, speriamo in bene per questo progetto, ecco, diciamo. Bisognerà un po' vedere anche cosa farà lui, se ci farà anche tipo dei gameplay, cose del genere. Anche se poi io credo più che altro per realizzarlo in gameplay, mi sa che servirà anche l'aiuto della Rockstar, perché da solo tutto quanto è davvero difficilissimo, davvero difficilissimo. Però credo sia più probabile che sia lo sviluppatore indipendente a creare il gioco più che la Rockstar consideri il suo lavoro. Insomma, speriamo in bene. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate tra i commenti. Ringrazio Fanapton per avermi detto la sua su questo progetto. E niente ragazzi, io direi che possiamo concludere con il video. Fanapton ci saluta adesso. Alla prossima. E niente, vi invito a dare un'occhiata anche al canale di Fanapton371, la troverete nella descrizione di questo video. Inoltre al creatore di questo progetto, lascerò tutti i link in descrizione, come anche al musicista che ha creato la canzone per il video. Ah, se volete date un'occhiata anche al sito dell'università che appunto si è laureato questo mitico game designer. E niente ragazzi, detto questo, per favore lasciate un mi piace, ci vogliono solamente 2 secondi. Inoltre iscrivetevi per altri contenuti e lasciate un mi piace alla pagina Facebook, la troverete sempre e comunque nella descrizione di questo video. Da ZWillix e Fanapton371 che ci ha salutato, è tutto, al prossimo video. E tu non puoi fermarmi, anche se non vivo, che drammi. Non t'ascolto se parli, fumo questi 3 grammi. Fanculo a questi gendarmi, l'unica forza che avete sono le armi.